Buonasera, sono Gauthier Zanchi, responsabile nazionale del Dipartimento Caccia Cavallo di SEF. Ben ritrovati per questa seconda puntata sulle caccia cavallo. Nella prima puntata abbiamo parlato di storia, in queste vi parlerei un po' di tutto quello che serve per la caccia, requisiti, bardatura, abbigliamento, comportamento, quindi comincerei con i requisiti del cavallo. Allora, in caccia non si porta un cavallo intero, ma questo anche per voi, perché poi solitamente devono essere legati ai van, ai trailer, un cavallo intero in mezzo agli altri crea problemi. Si può al limite avere una regola, una deroga dal master, ma è meglio di no. Che cavallo va bene per una caccia? Quasi qualsiasi cavallo. Per la più sono puro sangue, ce ne sono tantissimi, ma va bene in mezzo sangue. Io monto un sella italiano, prima un sella francese, qualsiasi cavallo. Certo, una volta è venuta in caccia una ragazza con un frisone, poverino, non ce la faceva tenere il passo, d'altra parte non nasce per queste cose, un cavallo da tiro in origine, quindi faceva un po' fatica. La caccia fa molto bene ai cavalli, l'inquadra, il cavallo che non avanza, il cavallo che tira come un forsennato, che ha problemi con gli altri cavalli. Si galoppa, si trotta in frotta, per cui il cavallo si sente all'interno di un branco protetto. Oltretutto anche fisicamente è un ottimo allenamento per il fiato, i muscoli, rinforza i tendini, fa piede, come si diceva una volta, no? Invece i requisiti del cavaliere, beh, ci vuole un buon livello di equitazione e l'abitudine alla campagna. Poi parleremo di bardatura del cavallo. Allora, per la bardatura deve essere una bardatura sobria, senza sbarluccichi, senza colori. In caccia non è ammesso il sottosella che usiamo in maneggio per i salto ostacoli. Si usa normalmente un sottosella sagomato di questo tipo. Questo è di agnellino, poi ci sono sempre di agnellino e cotone. Se uno non trova l'agnellino, perché oggi è diventato difficile trovarli, si può mettere tranquillamente un sottosella normale, bianco, sagomato. L'importante è che sia sagomato. Gli inglesi, per esempio, montano molto anche solo con la sella, direttamente della sella sul cavallo, senza sottosella. A me mette un po' di ansia, anche perché poi si inzuppa tutta la sella di sudore, però loro sostengono che in questo modo è più difficile che si fiacchi. Ecco, poi questo è un consiglio, sono dei consigli personali miei, è una scelta privata, ognuno fa come vuole. Io consiglio in caccia sicuramente il pettorale, visto i cambi repentini di inclinazione del terreno, di assetto, eccetera, e magari anche una piccola martingala forchetta che agevola il cavallo qualora dovessimo perdere l'equilibrio, e in caccia succede, vorremmo tutti avere un assetto perfetto sempre, ma purtroppo in caccia succede di perdere l'assetto, alzare le mani e andiamo a dar fastidio al cavallo. La martingala forchetta lo aiuta un po', evita, già visto anche questo, che le redini passino entrambi da un lato del collo del cavallo, e nel caso di caduta è più difficile che passino oltre la testa e il cavallo le calpesti le rompa. Un altro consiglio, se volete darmi retta, sono le staffe di sicurezza. Io uso delle cuccaut su tutte le nostre selle che si aprono in questo modo, ma va bene anche la staffa di sicurezza d'elastico. Voi immaginatevi di cadere e restare staffati in mezzo a 20, 30 o più cavalli che galoppano. Secondo voi il vostro si ferma? Se è un santo, forse, però per me la staffa di sicurezza è una gran cosa. Un'altra cosa molto importante sono i segnali quando abbiamo dei cavalli particolari. Adesso vi farò vedere una foto. Ecco, il fiocco rosso, tutti sanno, cavallo che scalcia, quindi se avete un cavallo che anche scalcia solo ogni tanto, fa qualche rallegrata, mettete il fiocco rosso. Se è un cavallo alla prima esperienza o giovane, comunque inesperto, fiocco verde. Vabbè, lo stallone, abbiamo detto, non si porta in caccia il fiocco giallo, in vendita non ci interessa. Fiocco blu, cavallo aggressivo.
È una buona cosa anche fiocco rosa, se c'è una cavalla in calore, meglio comunque segnalarlo. Vi accorgerete che in caccia quasi tutti sanno, conoscono il significato di questi fiocchi. Nelle prime cacce di primavera, che sono intorno ai primi di marzo di solito, se non abbiamo un cavallo tosato, perché magari non facciamo competizioni invernali, è necessario tosarlo se è troppo lungo il pelo. Qui possiamo vedere due immagini. La prima illustra la tosatura da caccia, praticamente è tosato tutto tranne sotto alla sella. Mi sembra un po' eccessiva. Quella più utilizzata e quella successiva è la tosatura coperta, praticamente è tosato il collo, il petto e la pancia, quindi restano intatti gli arti e tutta la schiena dal garrese fino alla groppa. Bene, a posto i cavalli, vediamo l'abbigliamento per amazzoni e cavalieri. Ogni sport ha il suo abbigliamento tecnico e quello delle cacce non è da meno. Tutte le componenti dell'abbigliamento di amazzoni e cavalieri in caccia hanno una funzionalità. Tra l'altro, l'abbigliamento che si usa in concorso viene appunto dalle cacce, oggi un po' più lascivo, però più comodo forse, ma viene dalle cacce. A tal proposito vorrei leggervi una citazione, è una citazione di Sergio Pennar, liberamente tratto da un libro Gente di cavalli, di Gianluigi Nomis di Cossilla. L'equitazione non è solo un esercizio fisico, è soprattutto una disciplina della mente e della volontà. Pertanto è anche ordine ed esattezza. Si basa su di un continuo raffinarsi del senso del ritmo, dell'armonia, quindi dell'estetica. Perciò un cavaliere sciatto, un cavaliere in contrasto nel suo aspetto esteriore, con il suo ambiente o anche soltanto con dei particolari troppo marcati, è un controsenso. Bene, ora vorrei farvi vedere un'immagine. Questa immagine fa vedere i componenti dell'abbigliamento sia per l'amazzone che per il cavaliere ospite, mentre per i soci, master e film master, ci sarà la giacca rossa. Quindi, capo coperto, cosa dice l'abbigliamento? Capo coperto, giacca nera, gilet. Ecco, i gilet vorrei farvene vedere alcuni. I gilet più tradizionali sono questi qua gialli o questi quadrettati. Detto ciò, ci si può anche un po' sbizzarrire, sempre rimanendo in un ambito ristretto. Questo è il mio gilet che uso da caccia, questo è un tessuto da tappezziere. Mia moglie, per scaramanzia, usa solo questo ormai, perché è l'unico con cui non è mai caduta in caccia. Quindi non è così rigido il gilet, anche perché resta sotto la giacca. Continuiamo con pantaloni beige o avana, stivali neri, cintura ovviamente, guanti bianchi o gialli. Allora, in quest'altra foto invece vediamo anche l'abbigliamento che nella maggior parte delle società di caccia è riservato ai soci. Uomini, gli amazzoni non portano giacca rossa. Quindi, con la giacca rossa viene abbinato rigorosamente il pantalone bianco e lo stivale nero con la fascia marrone. Benissimo, parliamo della copertura del capo. Allora, sono scelte private, c'è chi monta col cilindro, c'è chi monta con la bombetta, molto tradizionale, c'è chi usa quei cap che si usavano una volta, per chi monta da tanto tempo come me, se li ricorda, avevano un laccetto elastico sotto il mento che non serviva assolutamente niente. Se picchiavi la nuca ti spaccavi il naso e comunque come cadevi volavano via. Molti usano questi cap. Io credo e vi consiglio di adottare questa filosofia se dobbiamo avere il capo coperto che serve a qualcosa. Quindi mi raccomando, questi sono i cap che si usano. Non questo in particolare, potete scegliere la marca che volete, anche la Decathlon ne vendono di economici, ma sono fatti molto bene.
sempre a tre attacchi omologati, l'importante è che sia di velluto. Non andate in caccia con questi cap, con gli inserti metallizzati in alluminio, colorati peggio ancora, con le bandiere, è una cosa assolutamente fuori luogo. In alternativa potete usare il cap da cross col copricap nero. Essendo comunque cross un'attività molto affine alla caccia, questo cap viene ammesso. I guanti, altro consiglio, vi risulteranno obbligatori da regolamento, ma c'è un motivo. Io ho visto persone alla prima esperienza di caccia venire senza guanti, alla fine della caccia non avevano più le pelle sulle dita e sui palmi delle mani. Il cavallo suda, le redini si inzuppano, dopo un po' non riesci più a tenerle e soprattutto ti togli la pelle, quindi i guanti sono molto molto importanti. Ora vi faccio vedere qua dei frustini da caccia. Questo è francese, manico in osso. Perché hanno questo osso a gancio alla fine? Perché si usava per aprire i cancelli senza dover scendere a cavallo. È un po' come il legno che usano i maremmani, che in fondo a quel rampone, quel gancio di legno sempre, ti permette di aprire e di richiudere un cancello. Questo è inglese, molto antico, in bambù. Questo è sempre inglese, è una canna con un manico sempre a gancio, ma di ottone. Detto questo, si può usare qualsiasi frustino, ve li ho fatti vedere per curiosità, perché il tipico frustino da caccia ha questo gancio, di solito in osso, ma può essere anche in argento o in metallo. Un'altra cosa di cui vorrei parlarvi è il plastron. E tutti qua dicono, ah, plastroni, che roba terribile. Ma se andate a un matrimonio e mettete la cravatta, plastron è la stessa cosa. Ci sono questi plastron finti col velcro, ma non si possono vedere, è come mettere la cravatta molletta con un nodo finto. In realtà il plastron è molto comodo, è molto semplice da mettere, oltretutto ha un utilizzo, e anche questo per esperienza vi dico reale, può servire da benda di emergenza, è già capitato di doverlo usare. Quindi adesso vi farò vedere come si indossa, come si annoda, è molto semplice. Bene, innanzitutto per mettere il plastron ci vuole una camicia col collo da coreana. Ora, per l'Amazon è abbastanza semplice trovarla in selleria, trovi sia la coreana o hanno quei lupetti bassi, per i cavalieri è praticamente impossibile, non esistono più. Quindi vi consiglio di fare come ho fatto io. Se avete una camicia bianca con un collo che incomincia ad essere un po' stanco, lo fate scucire, questo è il risultato. Il plastron ha un centro segnato da quest'asola che va bloccata al bottone della camicia. E poi c'è questa grande asola. Noi prendiamo il lembo più lungo, lo infiliamo qui. E formiamo questo cappio così. Mi si è girato, vediamo di non girarlo perché sennò diventa un pasticcio poi dopo. Perfetto, a questo punto lo possiamo infilare, lo infiliamo, blocchiamo col nostro bottone della camicia così, ok, tiriamo leggermente i due lembi senza strozzarci e a questo punto prendiamo un lembo davanti, lo passiamo dietro in mezzo sopra e facciamo questa cosa. Adesso sto facendo un po' veloce, lo si segna in questo modo. Poi sempre questo lembo anteriore lo passiamo dietro tenendo fermo questo, lo ripassiamo dentro e andiamo a creare il nostro nodo da plastron. Ok? È venuto malissimo, è ovvio. A questo punto apriamo bene qua, incrociamo il nostro plastron e poi andiamo a prendere una spilla. Una spilla c'è sui vari tipi.
Queste le trovate in selleria tranquillamente, c'è un frustino con una testa di volpe, questa è inglese, una testa di volpe col corno. Questo è lo stemma della Gonzaga Estense, che è lì col corno, una volpe. Questa è la mia, è una vecchia spilla d'argento con quattro denti di volpe, inglese. E però questa che è più semplice per adesso. Quindi, dicevamo, incrociate il vostro plastrone in questo modo e andate a bloccarlo con la spilla. Questa anche la sua sicura, non riuscirò mai a infilare senza occhiali. Ok, a questo punto quando voi chiudete il giret, questo è l'effetto che fa, quindi è molto semplice. Bene, in questa puntata abbiamo visto quindi bardatura, cavalli, abbigliamento, spero che abbiate trovato il tutto non troppo noioso. Alla fine di questo video, come sempre, vedrete apparire la mia email. Se avete domande o curiosità, non esitate a scrivermi, vi risponderò. A presto!